Allora, abbiamo l'onore e il piacere di avere ai nostri microfoni il docente di storia contemporanea Paolo De Marco. Professore, un saluto ai lettori di Vivi Casaggio. Salve, buonasera e buon spettacolo. Vai. Allora, professore, una mia prima domanda. Allora, la televisione è nata con il proprio linguaggio in un periodo storico che era il periodo del dopoguerra, dove c'era alfabetizzazione, c'era poca informazione. Con l'evolversi del tempo sono cambiate varie funzionalità del sistema televisivo. Oggi quelle funzionalità esistono ancora? Meno rispetto a un passato, perché all'inizio la televisione ha un forte ruolo didattico, cioè vuole proprio insegnare la lingua, perché è l'unico vero strumento che unifica il linguaggio degli italiani. Il grosso degli italiani parlavano in dialetto. Con la televisione si impone un italiano standard che viene compreso e parlato da tutti. L'italiano iniziale della televisione ha in realtà un accento romano-napoletano, perché ad esempio si vedono le commedie di Edoardo De Filippo, ci sono personaggi popolari come Alberto Sordi, lo stesso Gassman, quindi diciamo la televisione ha questa capacità di imporre un linguaggio di ceto medio, soprattutto meridionale, italocentrico. La televisione commerciale di oggi ha un linguaggio completamente diverso. Intanto molte espressioni brianzole, penso a termini tipo un attimino, un momentino, una roba, che sono tipiche di forme dialettali del nord, perché la televisione commerciale è soprattutto televisione del nord Italia, non di Roma o di Napoli. Dopodiché penso alla vecchia televisione, a trasmissioni come Non è mai troppo tardi, in cui si insegna a scrivere, a parlare a persone analfabete che all'epoca erano ancora tante. Il linguaggio è quello tradizionale. Allora, anche una trasmissione di intrattenimento come ad esempio La Sciora Doppia, come dire, è espressione di una cultura tradizionale. Se studi farai qualcosa nella vita, no? Proprio l'espressione della madre, studia che ti servirà. Oggi la cultura è diversa, sapere non conta assolutamente nulla, conta fare soldi. Allora, trasmissioni tipo i pacchi, oppure trasmissioni in cui bisogna sapere il numero preciso di ceci che stanno in una scatola e così via, come dire, è pura fortuna. Perché? Perché è commerciale, cioè lo scopo è può vincere chiunque, non importa essere belli, alti, brutti, giovani, preparati, laureati e così via, tutti possono partecipare, quindi l'invito è a coinvolgere tutti per fare audience o per fare numero di candidati, Grande Fratello, Amici. C'è, come dire, un peso commerciale, perché oltre allo sfruttamento a bassissimo costo di trasmissioni e di personaggi, c'è tutta la pletora, l'oceano di candidati disposti a pagare cifre impressionanti per entrare nel giro. Quindi sono due modelli e due linguaggi completamente diversi. Allora, professore, una mia ultima domanda. L'importanza di queste manifestazioni all'interno dell'università e poi in un periodo di crisi, cosa si deve fare ancora per far capire alla politica italiana che il patrimonio artistico è importante per il futuro del paese? Beh, non è che si risolve tutto con trasmissioni di questo genere, però queste iniziative sono utili perché l'università deve misurarsi con tutto il mondo. Cioè, io non dico di condividere necessariamente le posizioni dei vari ospiti, però l'importante è che gli studenti si confrontino con realtà, tradizioni, esperienze, competenze diverse, perché questo è utile. Il modello delle università americane è questo. L'MIT organizza pure corsi di astrologia indiana, per capirci, perché tutto lo cibo, ogni forma concreta di esperienza umana può essere utile, purché ovviamente, come dire, affrontata in maniera critica. Cioè bisogna misurarsi, non bisogna adeguarsi o attenersi necessariamente. Per quello che riguarda il patrimonio artistico, beh, insomma, io dico, no, non me la prendo con i politici, perché i politici sono espressione della società civile, qualcuno li voterà pure, quindi non ho mai condiviso questa tendenza a dare tutte le colpe ai politici e assolvere la società. L'Italia ha il più grande patrimonio artistico del mondo, è una ricchezza immensa, sfruttata malissimo. Io vedo poche opere d'arte di un valore, come dire, medio, che noi terremo negli scantinati, vengono utilizzate a Londra, a Washington, a New York, con mostre
efficaci che coinvolgono milioni di persone. Allora, io non dico di arrivare al livello del Louvre, ma non capisco perché l'arena di Sparto che teniamo qua a 100 metri da questa facoltà è praticamente non vista quasi da nessuno. Però dico, è venuto Spielberg poco tempo fa, io non ricordo un grande darsi da fare dei politici per coinvolgere. Insomma, perlomeno si dovrebbero porre il problema, questo sicuramente. Professore, un saluto ai lettori di Vivi Casaggiove. Allora, è stato un piacere, arrivederci. Ringraziamo il professore Paolo De Marco per averci concesso l'intervista. Per Vivi Casaggiove dalla Sun è tutto.